Salve, il mio nome è Christian dall'ufficio di Warder e quest'oggi andremo a parlare delle dimensioni della base di un impianto capillare. Noi ovviamente forniamo diversi tipi di dimensioni, il tutto dipende dalla perdita dei vostri capelli. Immaginiamo la perdita sia di tipo parziale, in quel caso proponiamo comunque una misura che va dai 4x4 pollici, in centimetri siamo intorno ai 10x10 di lunghezza e di larghezza. Qualora invece la vostra perdita sia comunque più ampia, abbiamo delle misure standard che vanno dai 4x4 ai 10x8, sostanzialmente dai 10x10 cm fino ai 25x20. Poi abbiamo una misura oversize o comunque extra large che va da 25 ai 25 cm di lunghezza e larghezza appunto. E infine abbiamo praticamente un'intera calotta, in quanto in quel caso la perdita dei capelli è praticamente totale. In questo caso andremo a vedere come prendere le misure, lunghezza e larghezza. Il mio consiglio è sempre quello di farvi comunque aiutare magari da un amico o comunque dal vostro parrucchiere. Andremo praticamente a misurare la lunghezza. La lunghezza va comunque presa praticamente dalla parte frontale dei capelli, dall'attaccatura. Quindi la cosa importante è che il metro sia sostanzialmente teso per evitare errori nella misurazione. In questo caso possiamo vedere che siamo circa sui quasi 9 pollici, quindi in centimetri parliamo di circa 20 cm di lunghezza, mentre la larghezza va misurata sostanzialmente diciamo nell'area delle tempie. Possiamo vedere che comunque una larghezza che va da circa sostanzialmente 6 pollici che sono 15 centimetri circa. Per maggiori informazioni vi consiglio comunque di visitare il nostro sito, che è www.warder.it, o mandarci una mail a support@warder.com o chiamare qui in ufficio al numero 532 80 82 82 55. Ricordate ovviamente di inserire il prefisso cinese che è più 86. Un saluto da noi di Warder. Warder, for a better you.